come ho detto anche alla ministra Catalfo, io personalmente la considero un insulto non alla mia intelligenza, alla dignità delle persone. Queste persone sono da anni nel nostro paese, sono schedati, sono rinchiusi nei ghetti. In questo momento noi siamo un paese che ha lo stato di emergenza sanitaria. Abbiamo rinchiuso in casa 60 milioni di italiani per evitare il contagio e non ci siamo fatti carico, perché questo lo dobbiamo dire con chiarezza, di quello che accade nei ghetti. Nei ghetti ci sono persone rinchiuse come topi. Noi dobbiamo farli uscire e secondo voi noi possiamo far uscire queste persone per dire andate in prefettura, fate una richiesta dove avrete un mese di tempo per andare a trovare il lavoro, per dichiarare che avete trovato il lavoro, per portare un permesso, un contratto presso la prefettura e poi forse vi sarà rinnovato per qualche altro mese. Allora facciamo le cose come si deve, diamo un permesso di soggiorno temporaneo come previsto da tutte le norme e come sempre è stato fatto, un permesso di soggiorno per 6 mesi. Se dopo 6 mesi queste persone avranno trovato un lavoro, a quel punto glielo rinnoverai, altrimenti farai i conti con la tua capacità di essere uno Stato che o queste persone le riporta nei propri paesi oppure ti devi fare carico di come devono stare in Italia in modo sicuro, perché nel momento in cui queste persone escono dai ghetti e incontrano tutto il resto dell'umanità hanno un problema di tutela per la loro salute, ma hanno un problema di tutela della salute anche di quelle persone che noi abbiamo rinchiuso in casa. Io vorrei che si scendesse dai propri comodi salotti e si facesse i conti con quella che è la vita reale delle persone, perché questi sono persone, non sono numeri, non sono immigrati, non sono cose che non si vedono, sono uomini e donne che hanno una loro dignità e che lo Stato italiano deve rispettare, così come deve rispettare le imprese che non vogliono essere ricattate dai caporali. Senta Ministra, oggi c'è un'intervista su Messaggero a Massimiliano Gianzanti, che è il Presidente di Confagricoltura, il quale nota, perché naturalmente l'altra obiezione che viene fatta anche dal centrodestra, dall'opposizione, è comunque queste necessità di lavoro potrebbero dare lavoro, potrebbero essere impiegati in queste posizioni lavoratori italiani, non migranti. Gianzanti dice, e quindi era mi pare anche una sua proposta, utilizzare, incrociare domanda e offerta del reddito di cittadinanza anche per introdurre in questi settori di lavoro anche italiani. Gianzanti però osserva questo. Allora dice, il reddito base è di circa 850 euro contro un reddito di cittadinanza di 750 euro. Per 100 euro di differenza in molti preferiscono non lavorare del tutto e quindi, come dire, è difficile anche utilizzare la piattaforma, se funziona, del reddito di cittadinanza per questo incrocio. Ma guardi, io a questo tema, proprio perché voglio evitare uno scontro ideologico di posizionamento politicista, ho dato la disponibilità e ho detto anche alla ministra Catalfo, nel decreto dove inseriamo il percorso del permesso di soggiorno semestrale, che non significa un contratto semestrale, in agricoltura si lavora un giorno da una parte, una settimana dall'altra, le campagne di raccolta sono campagne dove le persone si spostano anche tra vari datori di lavoro. E nel decreto in cui inseriamo questo, inseriamo anche la possibilità, io considero il reddito di cittadinanza uno strumento non utile per contrastare la povertà e per contrastare la disoccupazione. In questo caso faccio una mediazione e dico, rendiamo compatibile le qualche giornate di lavoro in campagna con il mantenimento del reddito di cittadinanza, proprio per evitare di chiuderci in una discussione ideologica. Dopodiché dico anche, teniamo conto che il lavoro anche in agricoltura ha un suo valore, ha una sua dignità e si porta appresso professionalità. I lavoratori immigrati senza permesso di soggiorno che sono stati scoperti nelle ultime ore sono lavoratori che andavano a fare non lavori manuali semplici, andavano a fare la potatura. E quale imprenditore? La potatura in agricoltura è una, diciamo, delle mansioni di più grande professionalità. Qual è l'imprenditore
signore che metterebbe i suoi alberi, i suoi vigneti nelle mani di chi non ha alcuna competenza in agricoltura. Allora bisogna essere equilibrati e dare risposte coerenti ai problemi che dobbiamo affrontare. Senta, volevo